Paese è del Friuli Venezia Giulia che ha fatto parte al moto insurrezionale del 1864, difesa per un'Italia libera. Il 16 ottobre 1864 una cinquantina di uomini armati con il tricolore in testa, guidati da romantiche figure di idealisti patriottici, marxisti, Miani e Garibaldini, così come nella ricostruzione storica odierna, partirono dal borgo montano alla volta di Spilimbergo. Il loro obiettivo era quello di attaccare le guarnigioni austriache per invitare quelle popolazioni ad insorgere. Cosa successe poi ce lo racconta lo storico Dino Barattini, che a Navarone ha allestito una mostra su quei giorni e su quelle figure patriottiche. L'Austria reagì imponendo tutto il territorio in stato d'assedio e guinzagliando 10.000 Jäger a caccia degli insorti. Gli insorti capirono subito che si trovavano da soli, finché ci fu uno scontro a fuoco con gli austriaci sulle pendici di Monte Castello e la banda decise di poi di sciogliersi. Anche in regione si è celebrata oggi la giornata delle orti del WWF.